Hello everyone! Oh, sonnissimo! Sono a Barcellona. Sono arrivata ieri mattina. Praticamente ho preso l'aereo delle 7 di mattina, quindi mi sono svegliata alle 3.50. Sono arrivata alle 8.50. Ho passato tutta la giornata qui a Barcellona. Non ho vloggato perché ieri non ero sola. Ero con un gruppo di amici. Voi magari non lo percepite dalla telecamera, perché ormai a me viene naturale. Io sono abituata, a me non me ne frega più niente. Io vloggo anche in mezzo alla gente e parlo da sola alla videocamera, perché so che non sto parlando da sola. Però se non sei abituato può mettere a disagio, può dare fastidio, può essere tipo quella con la telecamera. Quindi ieri ho detto: senti, sti cavoli, pulizia, ma io ho il check out. Ho deciso di non vloggare. Comunque ieri abbiamo visto, ve lo dico velocemente, abbiamo mangiato la paella, visto la Sagrada Famiglia da fuori, siamo entrati in casa Batlló. Poi siamo andati al mercato, Boqueria si chiama, della Rambla, abbiamo mangiato la frutta. Poi siamo andati a cena e abbiamo visto un bellissimo spettacolo di flamenco. Poi siamo andati al pub, quindi giornata pienissima e c'è stato il cambio dell'ora legale, quindi io invece di andare a letto alle 3 sono andata a letto alle 4. Ho fatto fare il late check out, così adesso sono, è già, ragazzi mi dispiace, 1:30, e alle 2 in teoria ho prenotato il park well. Comunque questo probabilmente sarà un fake vlog. Fail volevo dire, niente, non gliela potevo fare quella mattina, eh. Che ho mezza giornata per vloggare, ho sonno e non ho le forze per fare tante cose. Adesso devo fare il check out e cercare di andare subito a Park Güell, perché ho prenotato il biglietto per le 2. Ah, oggi sono da sola, i miei amici se ne sono andati, sono partiti, e quindi vloggo, se mi passano le occhiaie. Ok. Dai che sto sentendo la vita che rientra dentro di me. Park Güell, in cui sono già stata. Io sono già stata a Barcellona, adesso vi dico questa cosa un po' particolare. Io sono stata già a Barcellona almeno un paio di volte. Una volta tipo 10 anni fa, però ci sono stata una settimana. L'ho vista bene, sono stata in tutte queste attrazioni. E una, questa estate, che ho deciso di venire qui per pranzo. Quindi ho preso uno di quei biglietti, sapete, a pochissimo. Sono partita la mattina, sono arrivata proprio precisa per l'ora di pranzo. Ho pranzato con il gazpacho, che è il mio preferito. Pomeriggio sera sono rientrata. Che bello. I miei genitori ancora mi prendono in giro per questa cosa, che dicono: vado a fare pranzo a Parigi. Però se ci pensate, non costa tanto. Cioè, se trovi i biglietti quelli a poco, a 10-15 euro, pago quasi più di benzina se vado a fare un pranzo fuori porta, tipo in Umbria. Comunque vedete quello che dicevo quando dico che vloggare un pochetto può mettere in soggezione. Sto sulla Rambla a parlare da sola. Sono adesso le 2. Google Maps diceva che ci volevano 12 minuti a piedi per raggiungere il parco. Io ho pensato: Google Maps è sempre lento, io andrò velocemente. No, Google Maps aveva ragione. Comunque volevo dire che secondo me io sono particolarmente stanca, perché ultimamente non dormo bene. Non è solo ieri, è proprio ormai una settimana buona, tipo 9 giorni, che non faccio fatica ad addormentarmi e mi sveglio presto, anche quando non devo. Anche a voi, alla primavera? Diciamo che questo parco mette alla prova la tua voglia di vederlo. Grazie. Si sta benissimo, ho proprio fatto bene a venire qui, anche se vi giuro, per sbrigarmi ci ho lasciato un polmone. Eppure, oh, vado in palestra. È vero che non sono stata super consistent perché sto viaggiando tanto, quindi magari invece di fare 3 volte a settimana ne faccio sempre 2. Tipo questa settimana ho fatto 2 volte, sono andata in palestra, e una volta ho fatto yoga, che ultimamente mi ritrovo spesso a fare così, perché poi prendersi tutto il tempo necessario dal lavoro è effettivamente tanto tempo. Oh, eppure ci ho lasciato un polmone per salire. Le occhiaie, ho capito. Io, ragazzi, non ho bevuto il caffè. Cioè, ho fatto colazione stamattina, ma sapendo che sarei tornata a letto, ho deciso di non prendere il caffè, perché sono super sensibile alla caffeina e credo che mi serva. Adesso voglio andare verso la spiaggia. E sto dall'altra parte della città, ma questo è in discesa, quindi mi va benissimo.
Comunque volevo dire che qui si parla tanto il catalano. Non lo capisco bene, cioè non lo capisco proprio. Soprattutto mi rode non saperlo leggere. Mi sento anche a disagio quando devo chiedere delle informazioni. Un'altra considerazione: secondo me, quando io viaggio da sola, vloggare, avere la telecamera, mi tiene compagnia. Per me è una specie di compagno di viaggio, perché penso a una cosa e magari se fossi da sola mi verrebbe in mente e poi passerebbe anche così dalla mia mente, no? Col fatto che ho voi, mi viene da dirla ed analizzarla, quindi è come avere un dialogo effettivamente. Certo, con me stessa, però nella mia testa è con qualcun altro, con voi. Vero? È molto sicuramente europeo slash mediterraneo, cioè questa potrebbe essere una parte di Roma come una parte di una città siciliana, potrebbe essere una parte di Malta, è camminabile, cosa che invece molte città non sono. Non posso farlo vedere troppo, ma tutte le persone qui dentro sono al computer, tranne due. Ah no, di quelle due una è al computer. Figo, mi piace. Io vorrei tanto avere un posto così sotto casa. Vi dico che a me pesa adesso, soprattutto adesso ancora di più che sto dentro casa da sola tutti i giorni, a meno che non viaggio. Sì, sto viaggiando tanto, però è anche vero che se non viaggio io sto da sola a casa tutti i giorni. E mi piacerebbe tanto avere un posto così, ovviamente non per quando faccio lezione, ma per quando monto i video. Dove vivo io non c'è nemmeno un bar. Devo prendere la macchina per arrivare al bar, e una volta che arrivo al bar è un tipico bar italiano. Prendi il cappuccino, al massimo ti siedi al tavolo 10 minuti e vai via. Alla fine ho deciso di andare a piedi, sono a metà strada, mi sto decisamente avvicinando perché come vedete già qui sembra più centrale, ma sono assolutamente felice di aver scelto di andare a piedi, perché mi è piaciuto uno vedere come la città sfumava dal quartiere residenziale con tutte le casette e i balconcini, le vie strette, a magari ecco una parte un po' più centrale. Due, mi è piaciuto vedere nel quartiere più residenziale, che ne so, c'erano tanti amici che si stavano facendo il pranzo, che poi è tardi, sono tipo le 3:30, però con le tapas e la birra al bar chiacchieravano, e il pranzi di famiglia vedevo con le nonne. Davo un'occhiata alla vita di tutti i giorni della domenica di Barcellona. Comunque, attraversare a Barcellona è bellissimo, perché tutte le strade, anche quelle che tecnicamente a Roma sarebbero a doppio senso, sono a senso solo, però fanno ogni strada un senso. Così mi sembra, ovviamente, da quello che ho visto. Non ti confondi. It just dawned on me, non mi viene in italiano, tipo mi è appena venuto in mente che finalmente farà buio tardi, cioè da oggi le giornate si sono allungate. Oddio, sono le 4:30, ho visto adesso l'orologio, bellissimo, adesso posso finalmente ricominciare ad essere felice. Sembra una cavolata, ma a me fa davvero tanto la differenza. Bel tempo, belle giornate, automaticamente io sono un po' più felice. Ci sono arrivata finalmente al mare. Per pranzo mi sono presa come antipasto una tortilla di patate, che ragazzi è semplice ma è proprio buona. Pochi ingredienti, ma a me le patate sarà che piacciono in ogni modo, le uova piacciono in ogni modo, è una combinazione perfetta. E poi ho preso una tataki di tonno al sesamo con una salsa dolce molto particolare, buona. Io non so adesso dove vivete, se vivete a Roma, in una città che ha un aeroporto o un aeroporto facilmente raggiungibile, io vi consiglio, straconsiglio, di prendere l'aereo anche solo per una giornata. Io l'ho fatto in giornata, o anche per una notte, da soli, fare una passeggiata e mangiare da soli al ristorante, sedersi su una panchina a pensare. Cioè, uno pensa che magari può essere pericoloso, imbarazzante, invece è tipo terapeutico. Lo so ragazzi, Starbucks in Europa non si può vedere, ma io dovevo ricaricare il cellulare perché avevo tutto, i biglietti, il Green Pass sul cellulare, la batteria non mi dura. E poi volevo un caffè. Ho ripreso il trolley in hotel e poi sono andata a prendere l'autobus per tornare in aeroporto, che parte proprio lì dalla fine della Rambla, Plaza de Catalunya, e in mezz'ora vi porta in aeroporto per 5-6 euro. Comodissimo.
di solito io non vengo in aeroporto, adesso sono proprio 2 ore prima ed è un volo comunque europeo, di solito non vengo in aeroporto così presto, ma sono così stanca che ho detto no, devo andare in aeroporto. Ok, ho preso il trolley e adesso ho chiamato la navetta che mi deve portare alla macchina e poi vado a casa. Ah, che bello, ne ho approfittato per far lavare la macchina e gli deve bastare a questa macchina perché io la faccio pulire tipo una volta l'anno. No, non è vero, almeno 2 adesso. Oddio, questa luce. Ciao, amore mio. Ciao. Come stai? Sì. Come faccio a tagliare questo pezzo che è tutto bellissimo? È arrivato il momento di concludere il vlog. Vi volevo far vedere, perché di solito taglio il vlog prima, però vi volevo far vedere come faccio quando non trovo un passaggio, quando non scrocco un passaggio. Mi lavo velocemente e vado subito a letto. Grazie di aver guardato, ragazzi. Se vi è piaciuto il vlog, iscrivetevi. Ciao.